Salve a tutti amici e ben ritrovati ad un nuovo ed inedito video del canale. Ormai siamo ai nastri di partenza, la settimana clou è questa e a pochissimi giorni dall'inizio della Coppa del Mondo 2022, il torneo che per antonomasia rappresenta lo sport nel mondo, il calcio si ferma, si fermano i club per dar spazio alle nazionali e oggi voglio concentrarmi assieme a voi analizzando il borsino dei favoriti alla vittoria finale di questo mondiale, a dir poco anomalo. Partiamo subito e a 5 asterischi piazzo come favorita numero 1 il Brasile, la Seleção. Credo sia la nazionale che abbia maggiori possibilità di alzare la coppa al cielo. Il giocatore chiave è ovviamente Neymar Junior, che ha annunciato che sarà probabilmente con grande certezza il suo ultimo mondiale. Oney farà di tutto per sollevare la coppa più ambita al cielo, la coppa che ha legittimato Pelé come il GOAT di questo sport, anche se lui l'ha vinta 3 volte. Neymar vuole portarsela a casa per essere affiliato al nome di Orei. I motivi sono tanti ed a partire dal roster, il Brasile ha 2 nazionali super competitive, composte da tanti giocatori che possono risolvere la partita in un amen. E credo poi che in questo mondiale a dicembre possa fare la differenza il clima, o meglio le temperature. I calciatori europei stanno assimilando pian piano nei loro club un clima autunnale fresco, tendente all'inverno. In Qatar farà caldo, vero, non sarà quel caldo tropicale, ma le temperature saranno molto alte e credo che l'attitudine dei giocatori brasiliani possa favorirli quel minimo in più per aggiudicarsi la Coppa. 5 stelle, a pari merito, anche se un pizzico sotto, la Francia, i campioni in carica. Cosa dire? Se parlavamo del Brasile che ha 2 rose, la Francia ne ha 3 di nazionali potenzialmente vincitrici di questa Coppa. Tuttavia la metto sotto la nazionale verde-oro perché? Perché a Russia 2018 lo zoccolo duro di questa nazionale fu il centrocampo Pogba Kanté. Entrambi non saranno della partita, quindi assenza pesante. Toccherà a Tchouaméni e ai giovani rampanti di scuola francese dover sostituirli. Staremo a vedere se ce la faranno. Giocatore chiave, senza ombra di dubbio, il neo pallone d'oro Karim Benzema. Scendiamo di grado, Germania 4 asterischi. I tedeschi non vengono mai, mai, mai citati prima delle competizioni nazionali. Sbagliando, errore dei bookmakers, perché la Germania, da come ci ha sempre abituati, è una nazionale che si gioca ogni singola partita contro qualsiasi nazionale. Quest'anno ancora di più, secondo me, perché in primis c'è un blocco Bayern Monaco molto, molto interessante, formato dai Neuer, per citarne alcuni, Müller, Sané, Kimmich, Goretzka, che ti regalano qualità ed esperienza internazionale, avendo tante partite importanti dal peso specifico elevato sulle gambe. E poi una serie di new entry che potrebbero magari essere delle sorprese a gara in corso, o perché no, durante le partite stesse. A pari merito con i tedeschi, l'Inghilterra, 4 stelle anche per gli inglesi. A mio modesto parere, credo che la finale persa con l'Italia ad Euro 2021 sia stato un po' il laboratorio per quella nazionale per cementificarsi e far crescere sempre di più quei giovani che adesso hanno un anno di più nelle gambe di calcio e potranno amalgamarsi ancora meglio con dei nuovi ingressi nelle convocazioni che ho letto e sono molto contento, e con ovviamente le superstar, giocatore chiave Harry Kane. Non abbiamo citato i giocatori chiave della Germania, su questo mi scuso. Devo in maniera sacrosanta citare Thomas Müller, ma in questo caso credo l'eroe Sané. Andiamo ancora più giù. Argentina, 3 asterischi. La selezione nutre ovviamente in Messi la sua stella, il numero uno del mondo, a pari merito con un altro ragazzino che vedremo tra poco, vuole sollevare al cielo la coppa più ambita. Il paragone con Maradona pesa questa differenza. Il DS l'ha vinta, Messi l'ha solo accarezzata, se non fosse stato per quella girata di gozze nel 2014. Messi, assieme ad alcuni veterani di quella generazione top di fine anni 80, ne sono rimasti in pochi, proverà a guidare la sua squadra ad una cavalcata per lui vincente, se lo augurano, assieme ai vari Enzo Fernandez, Lautaro e tutta una serie di stelle che potrebbero finalmente esplodere. 3 stelle, eccolo qua, lo citavamo, il Portogallo, con ovviamente protagonista principale Cristiano Ronaldo. Non sta vivendo un buon momento, anzi il peggiore della carriera di Ronaldo.
Ne ho parlato anche qui sul canale YouTube, deve rinnovarsi, ma sa da calciatore esperto, da calciatore super motivato, che è l'ultima spiaggia, non solo per la Coppa del Mondo, ma anche per la sua carriera. Ronaldo deve caricarsi sulle spalle una nazionale fatta di calciatori a dir poco forti, se mi permettete, se penso a Rubén Dias, Rui Patricio, Cancelo, Leao, Ruben Neves a centrocampo, giusto per menzionare qualche nome per farvi capire la portata degli lusitani. E poi CR7 deve essere la stella per un Portogallo che vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto. 3 stelle a pari merito con i cugini, la Spagna. Dopo la vittoria di Sudafrica 2010, gli spagnoli hanno visto via via quella generazione, chiamiamola quella scuola, perdere pezzi. Iniesta, di Xavi, i Piqué, i Sergio Ramos, grande escluso, per citare alcuni, non ci sono più. E Luis Enrique anche nelle scelte è stato molto molto coraggioso, lo conosciamo, l'allenatore ex Roma, è uno che non ha paura di prendere scelte pesanti, e sono certo che anche in questo caso avrà ragione. Fino a che punto non so dirvi, perché nessuno ha delle certezze, nemmeno io, ma la Spagna può davvero risultare una mina vagante in questo mondiale grazie al suo calcio fatto di possesso palla e di dominio verso l'avversario. 2 stelle, andiamo ancora giù, il Belgio. Allora, qui il discorso è molto complicato, nel senso che la generazione d'oro fantastica è andata via, o almeno c'è qualche reduce, ma adesso deve fare i conti con gli acciacchi di tanta carriera. Se a Russia 2018 c'era un peso enorme sul Belgio che nutriva forti pressioni dalla stampa, adesso però questa pressione non c'è più per via di alcuni risultati non troppo propositivi e di spicco. Quindi potrebbe magari essere un vantaggio a favore dei belgi per arrivare in fondo e magari ritenersi anche una sorpresa. I nuovi si stanno integrando, vediamo le idee di Martinez, cosa inventeranno per questo Belgio. A pari merito con i cugini, l'Olanda, anch'essa 2 stelle. Gli olandesi, anche loro abituati ad un calcio sempre propositivo, sempre dal coraggio, dalla tenacia, dal calcio offensivo, possono ritagliarsi una bella fetta di attenzione in Qatar 2022. Chiaro, a livello di rosa sono leggermente al di sotto di queste big, ma i calciatori non mancano, credo che i ruoli forti siano ovviamente la difesa e il centrocampo, manca qualcosa in attacco. Vero, c'è Depay, che è una stella praticamente di questa squadra, ma un 9 puro, un numero 9 centravanti doc, sarebbe servito come il pane. La Croazia, una stella. Per i croati vale un po' il discorso della Francia, seppur diversamente. I finalisti di Russia 2018 non possono essere esclusi dalla partita, contando che alcuni calciatori che hanno fatto le faville in quel torneo sono ancora presenti. E in più, delle new entry molto molto interessanti da tenere d'occhio ci sono. Pertanto la Croazia la vedo sicuramente nelle prime 16, questo non si tocca. Da lì in poi, chissà, dei grattacapi alle giganti potrebbe darle di sì. E una stella voglio citare alla fine, il Senegal. Perché? Perché ogni qualvolta si arriva alla vigilia di un mondiale ci si pone sempre la questione africana, la chiamo io, ovvero perché le squadre africane non ce la fanno mai a raggiungere le ultime 4 o arrivare in finale, o perché no, vincere la Coppa del Mondo. E questa è una discussione che meriterebbe un video a parte, ma credo che il Senegal, neo campione d'Africa l'anno scorso, abbia al suo interno dei calciatori di esperienza di livello europeo che possono fare la differenza in certe circostanze dove magari la non abitudine, la non attitudine, meglio descriverla, di alcune pedine non renderà rispetto a quelle che abbiamo citato. Credo però il Senegal possa rendersi protagonista davvero a buon livello. Ecco, il punto non lo so, ma possono arrivare nelle ultime 8, questo so dirvelo. Dipenderà ovviamente dalla superstar, dalla sua condizione, perché si è infortunato poche settimane fa e vedremo il suo stato di forma, ovvero Sadio Mané. Queste erano le favorite ai mondiali in Qatar 2022, vi aspetto domani per un prossimo video. Grazie a tutti!